Adesso andiamo a vedere invece come è formato uno sta, un, come può essere formato uno stato di risorse. Beh, lo stato di risorse ci sarà quando c'è un locus of control interno, quindi quando di nuovo sono al timone della mia imbarcazione, non importa quanto sono grandi le onde e quanto è forte il vento. Bisogna quindi andare a vedere dov'è che si trova il timone. Allora, ci sono tre campi dove andare a cercare, tre luoghi dove andare a cercare dove si trova il timone. Nella fisiologia, nelle sottomodalità e nel dialogo interno. Queste sono le prime tre grosse, grandi luoghi dove trovare, i punti per riprendere il controllo della propria imbarcazione. Allora, cos'è fisiologia? Cosa intendiamo per fisiologia? Intendiamo la postura. Postura da depresso, o una postura da stato di risorsa, il movimento, la respirazione, l'alimentazione. A seconda di quello che mangio, avrò determinate ormoni, determinata biochimica che mi favorirà stati problema o stati di risorsa. E tra l'alimentazione ci mettiamo anche gli stimoli, le conoscenze che acquisiamo dall'ambiente, le informazioni a cui siamo sottoposti. Le tipo di convinzioni che circolano in quell'ambiente lì, che possono entrare nella nostra mente come veri e propri virus. La meditazione è di nuovo una forma importante per agire sulla fisiologia. Bene, cosa accade quando la fisiologia è cablata in modo da originare stati problemi? Beh, genera fondamentalmente le tre grandi emozioni, della rabbia, della tristezza e della paura, quindi la visione più narcisista, la visione più depressiva, la visione più fobica. Bene, sulla fisiologia io posso intervenire su tutti questi elementi, almeno questi: il movimento, posso muovermi, la postura, cambiarla, respirazione, alimentazione, meditazione, per citarne solo alcuni dei principali. Ma posso fare molto di più. Cioè, oltre alla fisiologia, che cosa c'è? C'è il modo in cui il mio cervello-mente processa le informazioni. E qui la genialità della PNL e di Bandler in particolare, che ha scoperto le sottomodalità. E su questo non dico nulla perché sono ben note, basta andarsi a leggere il cervello per cambiare. Cambiando le sottomodalità, noi riusciamo a cambiare il significato che le immagini hanno per noi. Invece mi concentro sul dialogo interno. Il dialogo interno, cioè sulle parole con cui commentiamo i fatti esterni o gli eventi interni alla nostra mente. E allora qui il dialogo interno è proprio centrale per capire come noi pensiamo. Nell'altro filmato ho detto che si può pensare bene o male. Se si pensa bene c'è benessere, se si pensa male c'è malessere, se si dice bene c'è benedizione, se si dice male c'è malattia. Allora, scopriamo cosa vuol dire pensare bene. Beh, pensare bene significa pensare in modo libero, cioè non condizionato dal giudizio sociale, questa è la prima cosa. E quindi pensare in termini di verità e di spirito, che vuol dire il movimento di cui ho parlato nell'altro video. Il pensiero condizionato dal giudizio, cioè un pensiero giudicante, invece è foriero di malattia, come abbiamo detto. Adesso. Allora, adesso andiamo a vedere invece come spesso noi pensiamo o crediamo di pensare. Noi, al nostro interno si formano dei pensieri che sono automatici, meccanici, sorgono da soli. E per capire questo modo di formarsi dei pensieri, intanto sappiamo ormai dalla neuroscienza che c'è un centro del cervello che produce proprio questi pensieri. L'hanno scoperto Damasio e Galzaniga, per esempio, ne parlano nei loro testi. Bene, è come essere al bar e sentire voci, le voci degli altri avventori, si dice così, l'avventore. È come essere al bar e naturalmente se ci sono degli avventori sentiremo le loro voci. E se diamo credito alle loro voci, ci saranno delle voci che generano in noi sentimenti anche sgradevoli, paura, tristezza, noia, disperazione. Ecco. Ma questi sono pensieri di altre persone, non sono i nostri.
Beh, fin lì noi siamo tutti in grado di distinguere tra pensieri nostri e pensieri che vengono formulati dalle parole di un altro. Se non sappiamo fare questo, ci riteniamo schizofrenici, giustamente. Ah, è il problema anche. Qualcosa di simile accade dentro di noi. Cioè, i pensieri che normalmente agiscono nella nostra mente sono quelli come quelli di un avventore nel bar. Sono pensieri che non siamo noi a formularli. Vengono da fuori, nel senso che sono automatici, vengono generati da una parte del cervello senza che ci sia nessuna nostra volontà di farli partire questi pensieri. Lo sanno bene le persone che hanno difficoltà a addormentarsi, non sono mica loro a pensare, sono dei pensieri da cui sono pensati, esattamente come quando sei in mezzo a delle persone che chiacchierano. Allora, confondere questi pensieri che vengono da fuori, che non sono generati da noi, ma solo da parti meccaniche, come fosse una radio rotta, confondere questi pensieri con i pensieri che io posso dire miei, è all'origine di una gran parte dei disgrazi umani. Questo è un livello di conoscenza che possiamo definire conoscenza 1, cioè la conoscenza confusiva, confondere i pensieri miei dai pensieri automatici che avvengono attraverso di me. Sono due cose completamente diverse. Allora, finché non si sa fare questa operazione, noi siamo completamente in balia di una necessità interna, diventiamo esseri necessitati e determinati. E questa opinione è esattamente l'opinione di Spinoza, quando pensa a come funziona l'essere umano. Dice: l'essere umano che non sa auto-osservarsi è meccanico, ripetitivo e quindi senza alcuna responsabilità. Cioè incapacità quindi di rispondere, è un essere reattivo. Ecco qui quindi che per lavorare sul dialogo interno dei pensieri automatici la prima cosa che bisogna fare è saperli osservare in posizione meta, dicendosi: io non sono questo pensiero, l'ascolto, viene prodotto dentro di me da una sorta di radio, ma io non sono questo. Perché? Perché se lo volessi lo formulerei io, invece avviene attraverso di me. Quindi c'è una fase in cui ci possiamo abituare a diventare osservatori di noi stessi, e in una prima fase possiamo anche commentarli questi pensieri dicendo: questo non è un pensiero mio, questo dice così, ma io non la penso così oppure così. La fase successiva sarà una fase in cui come io, come osservatore, non dirò più niente. Sto in silenzio, lascio passare il pensiero e lo lascio andare, esattamente come quando sono al bar e ascolto una conversazione di altre persone, ma non la considero mia. Quindi non ci do nessun peso, entra come inizia, così finisce. Allora, ecco qui il problema, quindi eccolo qua. Dunque, qui il centro veramente del lavoro psicologico, a nostro avviso, è l'indagine sui pensieri giudicanti non indagati. Questi pensieri giudicanti non indagati sono i nostri ipnotisti, cioè coloro che guidano le nostre vite. Sono coloro che fanno sì che si radichino in profondità convinzioni limitanti che ci mettono in questa posizione, cioè di soggetti passivi. Ecco quindi che qui inizia tutta la tematica del lavoro, così come lo intende Byron Katie, a cui rinvio, potete andarvelo a vedere su internet e anche sul nostro sito, in cui c'è tutto un lavoro per indagare questi pensieri con le quattro fatidiche domande. Questo pensiero è vero? Sono assolutamente certo che questo pensiero è vero? E quando io ci credo come fosse mio e come fosse vero, come mi sento? Come reagisco? Quali azioni mi viene da compiere? Come mi comporto con gli altri? Chi sono io se assecondo questo pensiero? Molte volte la risposta è: chi sono io? Sono un disgraziato, sono disonesto, sono così, sono un poveraccio. Quindi tutto il lavoro consiste nel disidentificarsi da questi pensieri automatici che, se non vengono indagati, li consideriamo parte centrale di chi siamo noi. Conseguentemente influiscono sull'immagine che noi abbiamo di noi stessi, rendendola debole, fragile e dipendente. Adesso andiamo a vedere un altro tema importante, proprio collegandomi all'epistemologia. Hanno parlato di epistemologia, vi ricordate prima. Allora, possiamo dire che ci sono quattro livelli di conoscenza, che siccome abbiamo trattato in altri video farò molto velocemente. I quattro livelli sono
il livello di confusione. Io confondo A con B. Per esempio, confondo i miei pensieri con i pensieri automatici, che sono prodotti come dentro una macchina. A questo livello io confondo anche le cause e gli effetti. Io sono un caso, se non li vedo, divento una causato da questi pensieri, ma non sono io a causarli. Ecco, è proprio un, è il livello in cui il bambino non distingue tra sé e la madre, che però è una fase che anche l'adulto molte volte a cui ritorna facilmente. Secondo livello di conoscenza qui è appunto è la separazione. Io non sono te, io non sono i miei pensieri automatici. Benissimo. A questi punti che cosa succede? L'idea principe è che c'è una causa del mio malessere, c'è un effetto, cioè i pensieri automatici generano il mio problema. Posso cambiarli? Posso sostituirli? Non sono capace, perché i pensieri automatici, proprio perché sono automatici, non li riesco a controllare e quindi sono succubi dei pensieri automatici. La terza fase è il distinguere senza separare, anzi mantenendo la connessione. Io non sono i miei pensieri automatici, sono influenzato dai pensieri automatici, ma a mia volta posso influenzare sulla loro influenza se so come agire, osservandoli e non identificandomi. Questo ulteriore livello si distingue a sua volta in due: il livello 3 e il livello 4. Il livello 3 è quando riesco a fare questa operazione in contesti ristretti, cioè non so, sono nella mia famiglia, mi rendo conto che non è mia moglie la cattiva, non sono io cattivo, ma c'è un'interazione e che quindi a seconda di come mi comporto posso cambiare le cose. Ma fuori di qui no, per esempio penso che il mondo mi domina, perché i petrolieri mi dominano, perché le guerre mi dominano, perché non ci posso, i politici mi dominano, quindi continuo a mantenere un atteggiamento passivo. Il quarto livello, che poi il livello che se vogliamo è quello della mistica speculativa, cioè dell'apice della razionalità umana, è il livello in cui noi cominciamo a considerare che tutte le cose sono correlate tra loro e che le cause effetto non sono solo circolari, ma sono infinite, che ogni effetto è effetto di un'infinità di cause e che quindi ogni effetto è una necessità. Necessità a cui io devo soggiacere se non so osservare con chiarezza il mio modo di reagire alla necessità. Se io mi osservo, se osservo i miei pensieri giudicanti e non ci credo, la necessità non genera più dentro di me una reazione. Ma su questo ne parleremo meglio in un altro video. Ho detto che sono quattro livelli di conoscenza. L'unico che produce la libertà umana è il quarto livello. È lì, è il quarto, questo è il livello di conoscenza animico, è il livello di conoscenza dei mistici ed è il livello di conoscenza che hanno raggiunto i fisici quantistici quando hanno scoperto che la realtà non è fatta di oggetti separati e definiti, ma è fatto di flusso continuo di particelle e di onde continue. Si può parlare dei quattro livelli di conoscenza collegandoli ai livelli di apprendimento di Bateson. Il primo livello è proprio apprendimento zero, non si apprende nulla finché si è stato in confusione. Si arriva all'apprendimento 1 quando si comincia a separare le cose, si arriva all'apprendimento 2 quando si impara a individuare la causa di realtà circolare, e apprendimento 3 quando la causalità circolare viene considerata poi causalità infinita. Lo possiamo vedere tutto questo anche sotto il profilo delle dimensioni della realtà. Allora, in una realtà a due dimensioni posso vedere solo certe cose. A quella a una posso vedere alcune, a tre ne posso vedere altre, a quattro ne posso vedere ancora delle altre. E adesso vi faccio questo esempio che è riportato nel libro di Fitio Capra, Il Tao della fisica. Allora, vedete questo anello, mettete una forza che gira in questo anello e fa questo. Bene, se ho tre dimensioni io vedo questo anello che fa così. Se io dispongo soltanto di due dimensioni, l'unica cosa che vedrò è questa. È questa qua, adesso lo vado a cercare, scusate, puff, ma ci metto il colore rosso così ce le faccio, ok, vedrò questo, ecco, vedrò due punti separati, questo e questo.
che corrispondono a quei due. Ecco, lo faccio più piccolo, l'ho fatto grande, lo faccio più piccolo, così. Che corrisponde questo a questo e questo a questo. In un piano io vedrò esattamente questo. Quindi, di un moto circolare, continuo, io vedrò comparire per un attimo questo e poi sparire, comparire un attimo questo e poi sparire. Questo vale per tutte le dimensioni, fino ad arrivare alla dimensione tridimensione più il tempo. E soltanto introducendo la dimensione del tempo come necessario per comprendere com'è la realtà, che allora io vedo che tutte le cose sono impermanenti e con ogni fotografia della realtà è una distorsione della realtà. E allora riprendo la formula da cui siamo partiti nell'altro video: libertà uguale necessità meno giudizio. E allora cosa accade? I due occhi dell'anima sono aperti, intelletto e amore. Che cosa accade? Accade, questo porta al distacco dalla realtà, distacco dalla realtà comune, del modo di osservare la realtà, dell'epistemologia comune. Questo significa assimilarsi al modo in cui Dio osserva il mondo, homoiosis Theo, cioè Dio che è l'emblema di bene e giustizia. Ecco qui che in termini di fisiologia avremo il cervello del cuore al comando, allineamento dei vettori interni, la risonanza, i pensieri che non sono giudicanti sono sintonici al modo in cui funziona la natura e finalmente c'è non più avidia ma c'è vidia, cioè la visione profonda della realtà come interessere in permanenza. Tao, buddismo, Eraclito. Che cos'è la buddhità? È tutte le qualità dell'essere. Al centro ci mettiamo la verità, l'amore, ma tutte le qualità dell'essere sono anche qualità dell'amore, appunto, empatia, ascolto, compassione, no giudizio, accettazione, libertà, equanimità, entusiasmo, bellezza, armonia, apprezzamento, gratitudine, generosità e amicizia. Bene, vi ho fatto vedere come tutto questo lo possiamo argomentare a partire da che cosa? Dal termine iniziale che è l'epistemologia, cioè il nostro modo di conoscere. Ecco perché è centrale per le nostre vite scoprire qual è il nostro modo di conoscere e se è un modo di conoscere di tipo 2 o 1 abbiamo da passare al 3 e al 4. Soltanto nel 4 noi saremo uomini liberi. Prima siamo soggetti al condizionamento sociale.